Fluffy, amico, dove sei? Ho una sorpresa speciale per te! Sammy, non dovresti mentire, sai? Ma si sta nascondendo da me, mi serve solo un po' della sua pelliccia! Davvero? Sii onesto almeno stavolta! Va bene, me ne serve un po' di più! Comunque voglio fare un vestito di pelliccia per lui! Non credo che Fluffy ne abbia bisogno, è già abbastanza peloso! Ma ho trovato una lana così bella, che peccato! E se facessimo un bel quadro con la lana, ti piacerebbe? Sembra che la pelliccia di Fluffy non sia sufficiente, dovremmo chiederne un po' anche i suoi amici! Lasciamo in pace quei poveri gatti! Conosco un'opzione migliore, andiamo! Ehi, Susie, au, fermati per un... 10 su 10, dovresti esercitarti di più! Quanti gomitoli di lana colorati, dove li hai presi? Ho i miei metodi! Ragazzi, date un'occhiata alle mercerie della vostra zona! Guardate che colori vivaci! Non vedo l'ora di cominciare a disegnare! Ok, sono pronto! Dov'è la tela? Non mi sembra di vederla! No, no, Sammy! Useremo un feltro bianco come base! E questo è il nostro strumento di oggi al posto del pennello! Ta-da! Non ci credo! Quegli aghi sembrano affilati! Come lo usiamo? Intanto mettiamo un cuscinetto di feltro sotto la tela per sicurezza! Non vogliamo fare un buco al nostro tavolo, giusto? Almeno lo spero! Sei sicura? Io vorrei un tavolo nuovo! Allora dovrai pagarlo tu! Comunque, prendiamo questa quantità per il nostro primo tentativo! Ok! Stendiamo la lana sulla tela in modo uniforme! Adesso prendiamo lo strumento! Teniamolo in verticale così! È decisamente soddisfacente! Ragazzi, sentite il rumore? Sembra quasi croccante! Susie, fai attenzione! Potreste aver bisogno della supervisione di un adulto! Un suono fantastico per le mie orecchie! Come sta Susie? Molto audace! Ma stiamo finendo la lana, quindi... Ehi, sii gentile! Perché stai usando colori così diversi? Perché stiamo facendo uno sfondo per il disegno, che avrà molti colori, proprio come un arcobaleno! La parrucca! Susie, mostraci qualche altro dettaglio! Ragazzi, quale sarà il prossimo colore? Scegliamo a caso! Che colore è questo? Susan, chiudi gli occhi e indovina! Ok, sarà divertente! Dove? Eccolo qui! Vediamo, è verde? Beh, sì, è proprio verde! Come hai fatto? Sei una veggente! E so anche cosa faremo dopo, ma è un segreto, zitto! Ragazzi, stiamo preparando una dolce sorpresa per voi! Il prossimo colore sarà... Che cosa io? Ma no, Sammy, ho indicato questa lana arancione dietro di te! Metà del disegno sarà finito in un batter d'occhio, ragazzi! Sì, è tutto fantastico, ma... Sembra di rivivere il giorno della marmotta! Prendi un pezzo di lana, attaccalo, prendi un altro pezzo! Aspetta, mi stai disegnando? Devo proprio vederlo! Ragazzi, guardate questo delizioso cupcake! Il tocco finale sono gli zuccherini! Ok, ho perso il filo! Perché avevamo bisogno del color rosa? Domanda interessante, Sammy! Qualche ipotesi? Suggerimento, sarà una bacca! Una bacca rosa è un nome vero e proprio? Oh, fragola! Sia santificata la mozzarella! Disegneremo anche i semi? Bingo! Sembri piuttosto incredulo! Ma sono certa che il risultato ti piacerà! Ha un aspetto così delizioso! Sono sbalordita! Adesso disegneremo dei semi! Disegnare con la lana mi sta piacendo un sacco! Finalmente! Scommetto che con il tuo aiuto finiremo molto più velocemente, Sammy! È un capolavoro! Ma qual è il tema? Un arcobaleno o un cupcake? Io voto per il cupcake! Liberiamo la nostra creatività! Soffia il vento! I contorni stanno apparendo! Che rima! Stacchiamo la tela dal feltrino così. Ecco un cerchio da ricamo che ci sarà utile per il nostro quadro di lana. Possiamo usarlo come cornice. Fantastico! Mettiamo il disegno all'interno. Forza, Susie, devo pubblicarlo sul mio feed. I trend non mi aspettano in eterno. Solo un attimo. Clic. Ok, è fatta. Ora tutti i bordi sono precisi. Dite amaretti. V
Volete vedere? Ok, guardate! Aspetta, oh? Hai mangiato una torta senza di me! Opsì, questo non avresti dovuto vederlo, ti ho lasciato un pezzo piccolo! Sai una cosa? Mi è venuta un'improvvisa ispirazione! Facciamo un altro disegno e tu sarai il mio modello! Ok, ma non voglio posare! Usa una mia foto piuttosto, va bene? Va bene, userò la tua foto come riferimento. Bella comunque! Adesso scegliamo il colore dello sfondo, blu o viola? Come posso fare? Mi piacciono entrambi, ok? Questo si adatta di più. Perfetto, allora come al solito cominciamo facendo uno sfondo. È veramente piacevole al tatto, ragazzi. Scommetto che posso farlo più velocemente di te, Susie. Non importa, mi piace prendermela comoda, Sammy. Te l'avevo detto! Ehi, Susan! Susan! Oh, mia feta, ho perso la cognizione del tempo, mi spiace. Smettila di perdere tempo e disegnami. Cominciamo con il contorno. Dobbiamo ricreare tutte le tue belle curve. Sono così paffuto visto da davanti. Puoi modificarmi il profilo? Non è colpa mia, Sammy. Non abbiamo filtri di lana qui, sai? Basta così, Susan. Sei licenziata. Non se ne parla. Smettila di protestare. Upsi. Ragazzi, dobbiamo fare una breve pausa. Non andate da nessuna parte, ok? Ok, siamo tornati dopo alcuni problemi tecnici. Da adesso in avanti girerò i video tutto da solo. Ehi, i miei occhi sono così grandi! È una mia scelta artistica e tu sei ancora più carino. Ti credo, continua così. Altri elogi per Sammy. Aspetta di arrivare alla torta. Voglio il pan di spagna arcobaleno, per favore. Va bene, trovami della lana colorata. Non è rimasta molta, spero che sia sufficiente per la fetta di torta. Calma, Sammy, fammi controllare gli occhiali. Molto utile, grazie, Sammy. Cosa nascondi lì? Fammi vedere. Sammy non è Sammy senza gli occhiali. È senza le sue guanciotte paffute. Una torta di lana vale la pena, non c'è da chiederlo. Ma non riesco ancora a vederla, la mia torta intendo. Non sarà piccola, tranquillo, non ti torturerei così per niente. Cominciamo a preparare la nostra torta di lana. Sembra deliziosa anche con la lana. Abbi pazienza, non ho ancora finito la glassa. No, come mai, Susie? No, no, Sammy, svegliati, ti perderai la parte più interessante così. Sì, lo so, c'è un'emergenza qui. Un enorme pezzo della mia torta è stato mangiato e non da me. Il caso è risolto. Riempiremo la parte mancante con altra lana. E abbiamo finito, Sammy. Sei veramente carino qui. Comunque l'originale è sempre il migliore. Mettimi in una cornice. Grazie, sarai fantastico con questa. Susie, questa angolazione non mi valorizza. Girala un po'. Ok, e adesso? Va meglio? Aspetta, devo trovare una prospettiva migliore. Fantastico, vai avanti! Finalmente! Ragazzi, usate le forbici per tagliare i bordi. Ma fate attenzione alle dita e non abbiate fretta. Possiamo fare un altro disegno di lana? Ragazzi, venite qui! Ammiriamo il risultato finale! Benvenuti nella nostra galleria di disegni con la lana! Confusione, chi è l'autore? È così antiquato. A dire il vero, sono qui.
Oddio, ti benedica! Comunque, Susan, dobbiamo creare dell'arte moderna. E che cos'è la cosiddetta arte moderna? Disegnare con i gusci d'uovo! Proviamo a farlo e ad essere di tendenza! Ragazzi, vi piace quest'idea? Dateci un pollice in su e la realizzeremo! Non dimenticate di iscrivervi, il nostro prossimo progetto sarà... perfetto! Ciao a tutti! Ciao, ci vediamo! Ciao a tutti!